Assessore, siete al lavoro per studiare attività, percorsi e progetti che vadano a valorizzare la marineria. Sì, lo avevamo detto che questo 2022 volevamo lavorare per il turismo marinaro, lo stiamo facendo oggi insieme a Joseph Eyark con una visita ai principali luoghi e alle principali bellezze del nostro porto, che sono totalmente da raccontare ai turisti che arrivano nella nostra città. Quindi l'intenzione nostra è di valorizzare proprio la zona del porto, valorizzare i quadri, valorizzare le aree che abbiamo come la biologia marina, come il mercato ittico, tutti i luoghi che possono essere raccontati. Lo faremo in parte con la tecnologia, lo faremo in parte con le visite guidate, anzi i prossimi giorni proprio presenteremo un progetto strutturato per far sì che il turista, quando arriva nella città di Fano, possa fare un itinerario e avere un racconto di tutto questo, della nostra tradizione. E ovviamente faremo anche questo importante protocollo con il comparto della ristorazione a livello cittadino, perché vogliamo ricreare quelli che sono i ristoranti del mare, i ristoranti della tradizione marinara, quelli che fanno il pesce a chilometri zero, quelli che ancora acquistano il pesce fresco alla mattina e ci fanno assaggiare proprio le nostre prelibatezze, con un menù caratteristico della città di Fano, e ristoratori ed itinerari che verranno promossi nel mercato turistico, perché le persone che arrivano nella città devono sapere che arrivando possono incontrare delle tradizioni, possono mangiare del pesce tradizionale della città di Fano. Ecco, secondo noi questo è il modo giusto per raccontare la nostra città ai turisti. Per quanto riguarda le tempistiche? Già da quest'estate stiamo mettendo in piedi una serie di visite guidate che possono raccontare la marineria, alcuni luoghi che con la tecnologia gli racconteranno, come ad esempio il punto IAT che vorremmo trasformare in un centro di interpretazione, quindi dei mega video che ci introducono proprio con grandi suggestioni nella civiltà marinara, e effettuare il protocollo con i ristoratori. Ecco, poi pian piano nel corso del tempo e nei prossimi 2 anni vorremmo ampliare il progetto e andare a toccare tutti gli altri luoghi che crediamo siano opportuni per far crescere la volontà di visitare le zone del mare.